Il Premio Roma è arrivato alla sua 20ª edizione, viene presentato qui in Campidoglio in questa giornata particolare, anche per il premio, perché per la prima volta si svolge senza la presenza del suo ideatore, il professor Aldo Milesi, a raccogliere il testimone, il figlio Giorgio Milesi, ma anche tanti amici, tanti vecchi amici che hanno voluto continuare questa tradizione. Questo è un premio che è nato nel nostro territorio dall'idea del professor Milesi, che purtroppo ci ha lasciato da poco, ma io sono veramente felice che questo premio comunque continui. Questa è la 20ª edizione ed è un'occasione questo premio per portare il nostro territorio in una sfera, diciamo, più ampia, nazionale, addirittura internazionale. Innanzitutto un'edizione che sarebbe stata comunque particolare perché era la 20ª, un compleanno particolare di questo premio che papà, presidente e fondatore Aldo Milesi, aveva preparato con molta cura proprio per questo motivo. Nel dolore, nella commozione, nello sgomento di quello che è successo, diventa anche un impegno morale nei suoi confronti, ma anche nei confronti di tutta la città, da parte non solo mia ma di tutta la struttura del premio, a cominciare da Osse Cultura, che lo promuove con il suo presidente Dino Pangia, la giuria, il comitato d'onore, il comitato promotore del premio. Noi abbiamo il dovere, direi morale prima di tutto, di portare a termine non solo questa edizione, ma poi nel tempo possibilmente farlo diventare sempre più importante, sempre più bello. Il Premio Roma è una cosa: cercare di dare il meglio della vita della Repubblica. Non è soltanto un premio di letteratura. Abbiamo dato nel passato dei premi a dei magistrati, a delle figure del mondo dell'imprenditoria, certamente della cultura, certamente del mondo importante del lavoro. Perché? Perché vogliamo che questo meglio serva alla nostra Repubblica per esprimere a sua volta delle prospettive che servono anche al normale cittadino, a me per primo. In questi termini voi avete delle grandi sorprese, delle sorprese straordinarie nel mondo intellettuale, nel mondo scientifico, nel mondo istituzionale. Segnatevi dunque queste due date, 9 maggio, 12 giugno rispettivamente, la data in cui verranno svelati i nomi dei finalisti, quindi delle autorità che prenderanno parte all'ultima serata, e poi appunto la data dell'ultima serata. Dal Campidoglio è tutto, per Canale 10 Mara Zarelli.